È l'ora dei buoni propositi per l'anno 2018. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti voglio parlare di un esperimento che ho fatto esattamente un anno fa. Io sono solito l'ultimo giorno dell'anno di pensare a qualche buon proposito o buon obiettivo o traguardo da raggiungere entro l'anno che sta venendo. Ho sempre avuto questa abitudine, però 2 anni fa, quando ho smesso di fumare e ho deciso di smettere di fumare, questo mio pensiero di smettere era partito appunto dal 31 dicembre. E quindi il 1 gennaio avevo cominciato ad attuare tutta una serie di comportamenti per raggiungere il mio obiettivo. L'anno scorso, nel 2016, avevo fatto una sorta di contenitore in cui avevo messo dei fogliettini scrivendo che cosa avrei voluto fare nel 2017. E questi bigliettini, adesso che il 2017 è quasi finito, voglio aprirli e voglio vedere quanti di questi buoni propositi che mi ero imposto o obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere ho raggiunto. E se alcuni di questi li ho raggiunti, verranno tolti dal contenitore. Se invece non sono stati raggiunti, io ci scriverò sotto 2017 e me li porterò nel 2018. Poi diciamo che aprirò questi messaggi che mi sono fatto, questi bigliettini, li aprirò tra un anno per vedere se anche nel 2018 ho raggiunto determinati traguardi. Iniziamo subito. Io me li ero molto tristemente conservati in un bicchiere di plastica, su cui poi avevo scritto buoni propositi, per il 2017, che non so se vedrai. Adesso vediamo un po' quanti di questi bigliettini dovrò tenere per il 2018 e quanti invece li potrò scartare. Tra l'altro ho qua pronti anche eventuali altri bigliettini su cose che voglio fare per il 2018, ma questo non lo farò in video perché lo farò da solo e quindi questi bigliettini li scoprirai il prossimo anno. Allora, iniziamo col primo. Ho molta paura perché non mi ricordo assolutamente che cosa avevo scritto e tra l'altro non me li sono andati a riaprire, cioè li sto riaprendo adesso con voi dopo un anno. Il primo dice: conoscere più artisti e più persone creative. Allora, questo sicuramente va di default nel 2018 perché sicuramente quest'anno ho avuto modo di conoscere molte persone creative o perlomeno ho avuto modo di conoscere molte persone che lavorano in un determinato settore che a me interessa parecchio e quindi è sicuramente un obiettivo raggiunto. Non ho conosciuto artisti che avrei voluto conoscere e ce ne sono stati tantissimi che avrei potuto conoscere, ma poi per un motivo o per un altro non c'è stata l'occasione. E quindi sicuramente questo obiettivo è un obiettivo che mi porterò da raggiungere anche nel 2018, ma anche in tutti gli altri anni che comporranno la mia esistenza su questa terra. Secondo bigliettino: continuare a studiare inglese e arte. L'anno scorso avevo iniziato a ristudiare inglese, ricomprandomi anche dei libri specifici per migliorarmi sempre di più e anche arte per comunque tenere il cervello allenato. Questa cosa non l'ho fatta nel 2017, più che altro perché i miei studi si sono concentrati su il cinema documentario e quindi diciamo che ho dovuto un po' tralasciare a malincuore sia l'inglese sia l'arte, che erano due materie, due discipline che mi ero prefissato di continuare a studiare, e questo riviene con noi. Terzo bigliettino: prendermi più cura di me stesso. In parte è una cosa che ho fatto all'interno di questo 2017, ovviamente riviene nel 2018, però sì, prendermi cura di me stesso è una cosa che ho sempre più attuato all'interno di questo 2017 e che non ho nessuna intenzione di terminare mai. YouTube: più video, più iscritti, più social, crescere. Farò un video riguardo sulla crescita di YouTube e tutto il mio mondo social. Questa la portiamo in parte nel 2018. È un obiettivo raggiunto a metà. Quinto
quindi lo riportiamo nel 2018. Alla fine nel 2018 sto riportando tutti i bigliettini che avevo fatto nel 2017, ma va bene così. Qua c'ho scritto rinnovare la camera da letto e ti dico la verità, l'ho fatto. Ho rinnovato la camera da letto circa un mese fa, mi sono messa a spostare tutti i mobili perché avevo bisogno di cambiare la disposizione dei mobili perché ero stufo di vedere il mio spazio organizzato sempre nello stesso modo e quindi ho stravolto in parte la mia camera da letto. Non ho sicuramente ritinteggiato i muri, cosa che volevo fare, ma mi viene male solo a pensarci perché camera mia è piena zeppa di roba in quanto io sono un accumulatore seriale e quindi ho un botto di cagate, un sacco di cose dappertutto e quindi dover pensare di togliere tutto per tinteggiare i muri, cioè davvero potrebbe venirmi una crisi isterica adesso e quindi è una cosa che non ho fatto. Però ho rinnovato la camera da letto e ho cambiato alcune cose, quindi sono molto felice di queste, quindi quest'altro è raggiunto, il primo raggiunto in toto. Altro bigliettino: studiare grafica, video e marketing. Io direi ok, perché anche questa cosa l'ho fatta in quest'anno. Mi sono specializzato in un sacco di cose, ho cercato di migliorarmi in determinati aspetti di tantissime cose. Lo vedi anche per esempio nel sito web, che se non hai visto ti metto qua linkato. E quindi anche questo si può dire che è una cosa che mi porterò sicuramente avanti nel 2018, perché è una cosa che voglio continuare a fare, ma che comunque è un risultato che ho raggiunto ed è una cosa che ho portato avanti in questo 2017, quindi sono molto contento. Altro bigliettino, oddio. Ok, propormi per lavori e collaborazioni sia nel mondo web sia nella vita reale. A questo ci sto lavorando e sicuramente è una cosa su cui lavorerò meglio nel 2018, perché nel 2018 sto partendo con una nuova consapevolezza di me, soprattutto per quel che riguarda le mie competenze professionali, e quindi è una cosa che sicuramente verrà approfondita e migliorata nel 2018. Altro bigliettino: tagliare i rami secchi e migliorare qualcosa nei rapporti umani. Nei rapporti umani io faccio sempre ancora molta fatica, mi rendo conto di non essere bravissimo in determinati rapporti umani con determinate persone. È un limite che so di avere ed è un limite su cui sto lavorando e quindi questo bigliettino ritornerà ancora nel 2018. Ho capito alcune cose, ho capito che ci sono dei miei comportamenti che forse devo cambiare, come ci ho già detto anche nel video precedente, ci sono delle cose che voglio cambiare, ci sono delle cose che invece devono assolutamente non più passare inosservate su determinate cose legate a determinati rapporti umani, soltanto che qua poi si sfocia in discorsi personali che non voglio affrontare. Più viaggi all'estero, considerando che quest'anno io non sono andato da nessuna parte, perché il 2017 per me è stato un anno sedentario, io sono rimasto sempre nello stesso posto. L'ultimo viaggio che ho fatto risale all'anno scorso, esattamente un anno fa, che nel periodo natalizio appunto ho visitato la città di Praga. Quest'anno non sono andato da nessuna parte e quindi più viaggio all'estero e anche in Italia, ci aggiungo, è in Italia, sarà un'altra cosa che sicuramente devo fare nel 2018, perché devo recuperare quelli che non ho fatto nel 2017 e quindi questo viene con me. Upgrade macchine e attrezzatura, questo è legato al mio alla mia professione, ai miei obiettivi professionali, ed è sicuramente una cosa che ho fatto e che sto continuando a fare e quindi questo è un altro di quelli raggiunti. Mi porterò sicuramente nel 2018, però, perché alcune cose devo finire di acquistarle, però è una cosa che ho iniziato egregiamente nel 2017 che porterò avanti, quindi altro traguardo raggiunto. Altro bigliettino: creare il primo corto lungometraggio. Oddio, questo obiettivo è stato raggiunto in parte, nel senso che attraverso il corso di alta formazione che ho fatto nel 2017, come progetto finale di chiusura del corso abbiamo creato un film e quindi sì, è un risultato ovviamente raggiunto, anche se il primo personale ci mettiamo qua così. Non ci confondiamo, però sì, è un altro traguardo raggiunto, perché ho fatto anche questo. Altro risultato raggiunto. Si raggiungono un sacco di risultati. Andare più spesso al cinema a vedere film e guardare più serie TV.
Questo è stato fatto in parte perché comunque il tempo è sempre quello che è. Ho sicuramente visto più film, quello sì, ho visto molti più film, ne ho visto tanti di un genere che non ero solito guardare. Quindi sì, sicuramente è un traguardo raggiunto anche questo. Altro traguardo raggiunto. Tasto dolente, andare a Roma, cosa che non ho fatto. Questo è il bigliettino che temevo di più in assoluto. Ovviamente andare a Roma ce lo proponiamo di nuovo come obiettivo da raggiungere nel 2018, visto che a Roma non ci sono mai stato. Leggere più libri, romanzi e saggi. Come ho detto forse nel video precedente, avevo iniziato per la prima parte dell'anno a raggiungere questo obiettivo. Poi dopo mi sono perso. Però è sicuramente un obiettivo che mi riporto anche nel 2018. Posso dire che ho raggiunto questo obiettivo in parte. Se vedi inquadrature diverse, luce un po' diversa, è perché mi si è scaricata la schedina e quindi ho dovuto spegnere la macchina e rimpostarla tutta e non mi ricordavo come l'avevo impostata. Quindi potrebbero esserci delle variazioni, ma andiamo avanti. Stavo leggendo l'altro bigliettino che era appunto riallacciare rapporti con alcune persone e conoscerne nuove. Sicuramente il 2017 mi ha portato tantissime persone all'interno della mia vita, nuove. Alcune che devo ancora conoscere meglio, altre che piano piano ho imparato a conoscere. E quindi sicuramente è un traguardo raggiunto egregiamente, io direi, per alcune persone che ho appunto conosciuto quest'anno, di cui sono molto contento e soddisfatto. E quindi è però una cosa che ovviamente portiamo anche nel 2018, perché diciamo che augurarsi di conoscere nuove persone valide è sempre una cosa che fa molto piacere. Altro bigliettino: continuare a collezionare santini, croci, madonne, statue, eccetera eccetera. Questa è una cosa che ho fatto, quindi ok. Altro biglietto che potremmo scartare, perché ormai è una cosa che mi contraddistingue, mi caratterizza. Sono arrivato all'ultimo bigliettino, finalmente, direte voi. Tornare a Milano e iniziare a mettere radici. Nel 2016 avevo fatto un corso a Milano e è stato il momento che, diciamo che è stata l'occasione che mi ha fatto in qualche modo innamorare di quella città, perché qua bisognerebbe fare un discorso enorme sul mio fatto di avere dei rapporti un po' strani con le città enormi in passato, mentre adesso ho capito che invece avere delle basi in città molto grandi ti dà una possibilità e ti dà degli stimoli creativi enormi, e quindi è una cosa che sicuramente devo fare. Quest'anno a Milano ci sono andato proprio forse mezza volta, e quindi è una cosa che devo rifare il prossimo anno, e quindi questo me lo porto per forza nel mio 2018. Sono molto soddisfatto perché moltissimi li ho raggiunti, e diciamo che molte cose che mi ero prefissato di fare comunque le ho fatte nel 2017, le ho portate avanti, raggiungendo anche dei traguardi molto positivi e molto belli. Però diciamo che questi adesso ritorneranno con me nel 2018. Io adesso in questi giorni mi farò venire delle altre cose che voglio fare nel 2018 e li inserirò in questo contenitore che tu ovviamente vedrai il prossimo anno. Io sarei curioso di sapere se anche tu hai questa sorta di usanza, questa sorta di non lo so, di rituale che fai a fine anno, se anche tu a fine anno pensi a quello che è stato l'anno che hai appena trascorso, e se progetti o se ti poni degli obiettivi da raggiungere nell'anno seguente. Ovviamente aspetti i tuoi commenti qua sotto. Io ti ricordo che qua sotto in info box trovi tutti i link ai vari miei social per raggiungermi sul web. Qua lato, come solito, playlist e video che ti consiglio di guardare per stare ancora in mia compagnia qua sul web. Io come al solito ti ringrazio per l'attenzione, ti do appuntamento al prossimo video, ciao e a presto!